Noi siamo un laboratorio di prove, un ente notificato, certifichiamo i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, quali appunto FFP1, FFP2, FFP3. È un anno che ci confrontiamo con il coronavirus e la mascherina, presidio indispensabile, al centro della cronaca in questi giorni. Nelle ultime ore, infatti, si registrano numerosi sequestri di merce contraffatta. Ma come si certifica una mascherina? Il produttore invia dei campioni, noi eseguiamo le prove secondo le normative armonizzate. Una volta terminate le prove, il fabbricante invia la documentazione tecnica e una domanda di certificazione all'ente notificato. L'ente notificato valuta la documentazione inviata e quindi emette, se positiva, un attestato di certificazione. Qui si effettua il test di penetrazione del materiale filtrante. La mascherina FFP2 viene posizionata all'interno del suo adattatore, viene successivamente inserita nella macchina in cui un flusso di aerosol e di olio di paraffina transita attraverso di essa. Il valore restituito dalla macchina sarà un valore di penetrazione espresso in percentuale. Se questa percentuale risulta essere inferiore del 6%, allora la mascherina può essere ritenuta una FFP2. Un altro test di penetrazione del materiale filtrante viene fatto con aerosol di cloruro di sodio. Il risultato che ci darà la macchina dovrà essere inferiore al 6% per poter ritenere la mascherina una FFP2. 0,074 è il risultato di penetrazione finale, quindi il test è superato. Con la mascherina FFP2 come facciamo a riconoscere quella certificata da quella contraffatta? Sì, una mascherina che è certificata dovrà riportare il marchio CE innanzitutto, poi in fianco ci dovrà essere un codice a 4 cifre. Questo codice identifica quindi un ente notificato che ha la responsabilità del controllo di produzione del dispositivo stesso. Un'altra domanda sull'uso delle mascherine è se proteggono dalle varianti del virus. Lo abbiamo chiesto ad un esperto. Il virus è un oggetto molto piccolo che viene trasportato tendenzialmente da un liquido o eventualmente a particelle solide. Quindi la mascherina filtra non il virus, ma filtra il suo trasportatore. Da questo punto di vista, più la mascherina è efficace e meglio è. Quindi le FFP fermano il vettore che porti la variante brasiliana, inglese o altro, non fa differenza. Quindi non mi aspetterei nessuna differenza di efficacia rispetto alle varianti.